E quindi niente, noi siamo qua, come sempre, a rompervi paroni. Quindi ragazzi, come sempre, i bambini piangete che mamma ve lo compra, se non ci riuscite siete dei pezzetti di merda. Ci sono pezzetti, bisogna diventare pezzetti! Bello come c'è lo shop di Microsoft che dice, ma c'è mai... hai mai pensato di giocare al The Ring? Noi, ma ci pigli per il culo? C'è. Microsoft. Non è per avertela male e per avercela col tuo store, ma... E, guarda, e l'abbiamo... Che tra l'altro è l'unico gioco From che non abbiamo platinato. Per adesso sì. Ma perché... Troppo lungo. Non ci riesco. Troppo lungo. Troppo quando lungo. Quando hai il pensiero di fa... Tutta roba lì, no. E la cosa più allucinante dici, vabbè, al massimo rassi per fare... No, perché fa la voglia. Ma te fa rassi per... Ma allora che cazzo ci gioca fa? Sì, infatti. Cioè, è lo, lo stesso problema dei giochi Rockstar. Ma bellissime, è la prima volta che ci giochi. Ma giochi la volta e poi dici, ci devo riuscire. Tipo ad esempio, Red Dead Redemption primo, ad esempio noi ci si riuscì, ma prima di dar via la PlayStation 3, per farvi capire. Sì, ma perché sono troppo grossi, troppo pieni di roba. È per questo che a noi un po' ci stanno andando agli open... A questo punto le open map. Sì, meno, esatto. Meno, un po' più veloci. No, più che altro, ecco, io una cosa che sto odiando dei giochi di adesso, che un po' come anche Lego, poi così, guarda se c'è la... sì, però fai... No, dicevo poi che... Poi le porte casomai si guardano in fondo per vedere qua. Ah, che poi, Mirka, se ti vuoi anche complicare la vita, complicare meno la vita. Ora, ovviamente abbiamo le uscine e vai verso di lì, se no te le segni direttamente in mappa e fai, ok, andiamo diretto a quello, ti segna la strada. Sì, sì, lo so. No, dicevo, una cosa che sto odiando veramente tanto dei giochi come la filosofia di adesso è fai, mettici tanto contenuto, tanto contenuto. La corte si era fatta ieri. Cioè fai tanto contenuto, devi fare tanto contenuto. Che, no, comunque no. Fare tanto contenuto. Io mi viene a dire sì, okay. Ma poi la gente ve lo gioca. No, ma più che altro la mia domanda, sì, in realtà è proprio quello, fa ok, ma è inutile che poi la gente ve lo compra, ma una percentuale esigua ve l'ha completato. A che cazzo vi è servito quindi fare, guarda, mettiti di lato e guarda se c'è il grabbino sopra. Lo sto chiedendo, se non c'è allora vuol dire che ci devi planare. Io fare il rabbino Galbino. Dicevo, no, il problema è un altro. Invece di pensare a fare alla maledetta Ubisoft che ci infila, pandorizza la merda dentro. Cioè, alcune volte anche roba che non dovrebbe neanche esserci. Esatto. Con Monaco, fatto Varco 113. Non ho ancora provato io con Demon Hunter, ripeto. Non mi interessa per ora, sono più concentrato su... T'ho detto, quello ora ci penserò le 10 e mezzo in poi. Ma ne parliamo domattina. Comunque vai. No, fallo rigiocabile. Cioè, fammelo... Ma infatti i Souls, perché erano perfetti? Erano veloci e hanno una rigiocabilità enorme. Esatto. Cioè, ti spingevano a fare New Game Plus. Il The Ring? Ma se il The Ring fa di tutto quasi per non fartelo fare New Game Plus. Ed è una cosa... Ah, ti pianterai più volte. Lo dico già. Dai, il fatto che non vedo un cazzo. Non ci pensare a saltare, non serve a niente. Se le prende il fatto che se sei alto. Per questo te lo dico. No. Dai, la stradina. Vai tranquillo se fallisci la prima volta. Perché la prima volta l'ho fallito. Perché non ci capisci una sega. Ma le stai trovando un po' di antichi, a parte conoscendo te come meno, è già tutto primordiale. Ecco, Cray, ho scoperto un'altra cosa su cui ha veramente sfortuna dall'altra parte. Veramente sfortuna, ai varchi. Trova sempre quelli piccoli con un cazzo di nessuno dentro.
No, vai tranquillo, anch'io guardarmi, mi ci sono incasinato a bestia. Ah, 3 secondi. Perché l'unico problema è che dovresti guardare la minimappa, ma se guardi la minimappa incasini nelle strade. Un personaggio. Io oggi ho fatto tutti i cosi costruttori. Servito sia l'impero sia il primo ordine. Beh, è rimasto fedele a quello che serviva, effettivamente. Ha senso. Ma infatti, ragazzi, se sì, Comunque, allora questi con che riga. io sono qui. Ripeto, in realtà quello che ha scritto JJ avrebbe avuto senso e l'avrei accettato se la storia fosse partita con la pace regna della galassia, ma una minaccia incombe perché i vecchi cose dell'impero si stanno riorganizzando e stanno, come si dice, facendo loro la parte praticamente dei ribelli. Allora, in quel caso di scrittura va bene perché comunque te arrivi in un periodo di pace. Dove nel periodo di pace però loro si sono armati per Questo riconquistare sempre di meno. quello che una volta era l'impero. Ah. No? E fino a lì ci sta, giusto? Invece no. JJ Abrams ha pensato di scegliere la meccanica narrativa peggiore in assoluto. Mirko, quando devi fare quello? Ti arrampino. Bisogno di un cacciatore di taglie. Sono il tuo uomo. No, ma non da qui, anche da sopra, perché tanto ti prende B. Però sei sicuro che non te lo buccia? C'è un motivo perché io uso sempre loro. La telecamera. Si è spostato un secondo. Lo so, lo fa. Devi tenere la telecamera alta. Fatti sin casino. Non do colpa a Lego, anche Scattare una i giochi più grossi hanno questo problema. I più grossi, diciamo, almeno di più complessi perché Lego è pieno di roba. Carta favorita. Poi trovi queste. Io non ho capito il gioco. Vabbè, perché ti mettono quello un po' più difficile e quello un po' più... Devi planare. Dovevi di aria così, Mirko, che Non davvero... so se mi paghi. Però è che me la stupia. Sì, sono inquietanti. Io alcuni le buccio anche, tra le altre cose. Plana, stronzo. Allora, stronzo la tua esistenza. No, gli ho detto non lo devi prendere, ok? Sono con lui che devo distruggere tutto. Nemmeno se mi paghi. Che devo. Avevo visto i cosini da Mi Jedi. piace riscattare una Ti taglia. vengono per montare sopra dove hai preso quello. Io ho battuto gli sporchi Jedi. Esatto. Sì, cazzo.
Abbasso gli sporchi già. Allora, questi ti servono, prendilo, ti faccio vedere. C'è uno di qui, uno di là. Non ti ce lo leviamo subito. Vai su. Ora di qui, vedi qui sotto. Ti butta di sotto. Fabrizio, buonasera. A che episodio state? No, abbiamo finito, stiamo facendo la modalità libera. Abbiamo fatto tutto, Fabrizio. Perché l'ultima volta che sei venuto, infatti, abbiamo tirato a diritto, abbiamo fatto tutta la modalità storia e ora stiamo facendo la modalità libera. Carlo tornava da... Già, a proposito, ci ha lasciato Carlo Benzoni. Si starà piangendo. Oh, Paul. Beh, non abbiamo un'ora. Giocati tutti e due o no? Stiamo giocando. Viene split screen, ragazzi. In live mi si intrecciano gli occhi. Anche perché considera che noi lo schermo non ce l'abbiamo. Abbiamo davanti, l'abbiamo qua. Avanti. Ce l'abbiamo di qua. Lato. Per capire, io dovrei stare così. E poi fare così tutte le volte. Sembra un E dà fastidio. Già devo tenere su metà schermo. E poi devo guardare un altro schermo. Ci ho provato, ma mi dà noia agli occhi. Perché quando giochiamo per i cazzi nostri pomeriggio è un altro discorso. Qui è un problema. Fuori live su questo? No. Ci sto giocando da solo io. Ma in split screen stiamo giocando i Borderlands. Ma perché ora ci sarà un televisore abbastanza grande da poterci fare un... In realtà era più grande quello di prima, Mir. Aspetta, è sotto. Uno sotto, guarda. Ci sarà uno split... cioè, uno schermo comunque abbastanza grande da dire, ok, lo split screen non è che... Dà fastidio. Mi dà particolarmente il cazzo. Allora, qui però non devi montare con lui. Perché guarda. Allora, prima che tu ti incazzi, sono tre pulsanti, di cui due sopra e uno qui sotto. Quindi sopra ci devi, qui li devi fare la strada a un tipo. Mandarlo sopra, mandaci qualcuno. Esatto. E quando attiverai il pulsante, quello sopra deve fare velocemente da una parte all'altra. Per questo ti dico che non ti serve lui. Vai. Impossibile. Vai. E va attaccarsi. Teoria. Sì. È perché l'hai sparato due volte. Buonasera Twitch, e per la serie Mitch. Che cazzo di film ha visto l'altra gente? Sono tornata dalla visione di Dottor Strano e dico solo miglior film Marvel degli ultimi tre anni. Finalmente sei viva Sam Raimi a riportare in carreggiata una Marvel che mai faceva solo cagate. E veramente anche Simone gli è piaciuto tantissimo. A Simone gli è piaciuto il fatto che sia stato uno dei primi... Un po' più cruenti, il primo... più maturi. Esatto, più maturo, più horror quasi. Tipo un'atmosfera più dark, se no. Comunque, come sono riusciti a convincerlo a ritornare a fare i film della Marvel a Raimi? Soldi? Presumo. Allora tanti. No, ma più bello sì. Ragazzi, Dark cosa c'è? Penso coso, come si chiama... Venom. Sì, ma penso che lui intendesse horror, ma intendesse nel senso che è una trama più dark, penso intendesse quello, Simone. Ma tanto la devi rifare quella. Devo rifare. Vuol dire Peggy 8, Venom. Allora, per quanto riguarda più... No, prima devi mettere in ordine il corpo, le zampine. Posso sfruttarlo.
Però so che in realtà, infatti, in realtà lo sai, Sweet, so che sarà una storia del cazzo, perché già che sarà. In realtà io ho letteralmente, stranamente, hype di Avatar. Perché a me il primo piace. Ho anche la scimmia per il gioco di Avatar. Perché il primo gioco di Avatar... Vedrai, tenendo conto che problemi ha la Ubisoft. Cioè, tutti i progetti che aveva l'hanno bloccato tutti. A parte quello. Ma più che altro è perché il primo gioco di Avatar è che siamo stati, penso, un albi noi. No, non è che siamo stati albi noi. Era il solito problema dei giochi Ubisoft. Cioè, ma troppa roba che noi ci si perdeva. Perché noi, a un certo punto, non ce ne fregava più un cazzo del gioco, ma volevamo conoscere su Pandora. E quindi sarà lì a fotografare tutto. E il problema è che era così tanta roba... No, aspetta, sono quando un'altra zona. Esci tutto qui, questa piazza. Fermati. Farà lì che uno di noi stilli. Un coglione. Comunque, ripeto, ma infatti... Allora, anche il primo, mi ricordo, che di Doctor Strange non andò così male. The Avatar è un film che vedere il trailer al cinema mi ha fatto tornare la pelle d'oro. Sì, allora, Avatar del primo... Allora, come diciamo sempre, il primo aveva una storia che, vabbè, Pocahontas, era... Banale. Banale. Un mondo vivo. Era vero, tu eri su Pandora. Ed era bellissimo. Cioè, io mi ricordo i tempi di quando lo vidi in 3D. Cioè, ci rimasi sotto tantissimo. Ti porta un'entrata nascosta. Come fa? Fai il ladro. Tu fatti. Notevole. Sei nella vacca. Davvero? Ed è stato meraviglioso quando ho visto tutta la parte del mare e sapere che quello che vedi è 90% computer grafica. Fai porca, è magnifico. Ci sono. E ripeto, io Avatar li aspetto non per la storia. Spero che non sia una gran troiata. Almeno mi basterebbe decente tanto quanto il primo. Vediamo un po' se ci arrivi, come si rifà. Il tasto quando sono. Qua quale? Allora. Che colori sono i cubi? Facci quello. Devo aspettare che sia tutti gli ordini o posso fare no male? Una alla volta, una alla volta. Ah, ok. Mirko, ripeto, è Lego. Odio sta cosa. E si è sbagliato. Si è messo bianco. Ah, ferma prima quello. Vabbè, intanto vai. Doccalo a casa. È ovvio, Mirko. No, io penso sempre dall'interno all'esterno. Cosa se sono un essere umano semplice? Giapponese. Non so che... Allora, la cosa strana che ti fa il nuovo Doctor Strange è che vedi le morti. Non le hanno tutte nascoste come negli altri film. Ora non aspettatevi The Boys. Almeno adesso si vede qualcuno di figo ed interessante. Perché sì, la trama è banale. Ma ragazzi, allora... Sweet, cosa ho sempre detto io e cosa abbiamo sempre detto io e Mirko? La trama può essere anche la più banale possibile. Ce ne due, quindi. Più banale possibile. Ma se è coerente, va bene. Quando... Devi pensare a quanto spicchio c'è di differenza. Quindi quando stai leggermente avvicinandosi, puoi già farlo. No, è una vaccata. No, il problema è la prima volta che lo devi premere.
Perché siccome ci hanno messo i rialzini, spesso e volentieri ti salta completamente il pulsante e ti Ah, volta. però non me lo facevo, io ci passo. Allora mi odia. No, può essere che semplicemente. Sì, almeno non hai immensi buchi di trama come gli ultimi film. Tutti. Ah, questo è Memory. Però è più facile. È più facile. Quando lo Aggiungi un trovi, te cacciatore di taglie. le leva e rimangono fissi, non c'è da rifarli tutti dall'inizio. Capito? Terzi di segno. Guarda se quello è nell'angolo in fondo. Che brutalmente mi ero basato tantissimo sul colore. Invece no, alcuni hanno il solito colore ma hanno il disegno diverso. Vedi, ti rimane attivo. Non Giù. era questo. Infatti noi diciamo, ragazzi, la storia può essere la più banale di questo mondo. Posso proprio dire la più. No. La più banale di cui si pare quello in alto. Vabbè. Ripeto, la più banale di questo mondo. Ma se è coerente, va benissimo. Basta semplicemente essere coerente. Ripeto, Avatar ebbe successo perché era una storia leggera, veloce, dove il grande pubblico poteva anche immedesimare volendo nelle cose. Più c'era anche comunque della critica sociale dietro, molto blanda, ma c'era, che non basta mai. E scorreva. Tu il film te lo mangi. Tutt'oggi, anche se conosci già la trama, tu metti Avatar e te lo guardi fino alla fine. Capite dov'è di solito come funziona una storia? Ma quello poi si va a gusti. Nulla vieta che qualcuno mi venga a dire: Ora, no, a me Avatar abbia fatto. domanda, Andrea, sei... Perché te la fai in una quest? Ti dice che è qui dentro e la fai tramite una quest. Quando lo vedi così che non c'è niente, perché è tramite una quest. Dalla porta. Tu fai domande sceme. Anche perché davvero ti devo rispondere come uscire quando tu hai una mappa che ti segna l'uscita. Ripeto, poi se qualcuno mi viene a dire, tipo ad esempio, noi abbiamo visto una marea di gente, conosciuto una marea di gente, ci sono dei titoli che noi abbiamo adorato, dei colossal impressionanti che loro li hanno annoiati e gli hanno fatto cagare. Ad esempio, c'è gente che li fa cagare a spruzzo. Così, la cattiveria. Ma lei cos'è alla fine di un colon prima di fare lo square Può essere. house? Con lo stanzino che ti fa ciao? Trasformi tutto in cacca. Comunque Grazie, sei dicevo, stato c'è gente che gli ha fatto cagare ad esempio il Signore degli Anelli, e io l'ho trovato favoloso. Ad esempio, che Avatar cambiò il cinema quando uscì, era uno dei primissimi film a fare uso massivo della CGI. Aveva una durata di 2 ore e qualcosa che per oggi è la norma. Sì, poi ragazzi, fu anche uno dei primi che utilizzò il 3D. E vi ricordo che ed è forse uno degli unici che l'ha usato per bene. ragazzi, è la computer grafica. Neanche era stata fatta dai primi stronzi. Era come si chiama? La ditta di Peter Peter Jackson. Jackson. Vi ricordo che la CGI moderna l'ha creata Peter Jackson. Mi fa tanto ridere il fatto che hanno fatto una tecnologia della Madonna Vabbè, allora devi parlare con lui. che cerchi il dottore. Il dottore perché la tizia malata. Che cazzo di domande fai? Testo, Ah no, devo liberare gli stronzi. e quelle le sfide delle un effettivamente Dottore. anche tantissimo che non lo guardiamo Avatar. Sedie mostro sputafuoco.
Ma io non è dottore di villaggio, è avvocato di villaggio. Ma quale buono? Sempre, devi sempre aver preso un dottore. Un po' come ecco, nel pianeta del tesoro. Sì, chiamato dottore. Sì, ho un dottorato, non so che tipo di dottore hai. È tutto inutile. Altra roba, sto dottore, dottore strano, ha forse gli effetti speciali in CGI più belli in assoluto, che odio, hanno modificato appositamente una scena per renderlo PEGI 12, perché bastava pochissimo, ancora più horror e meno pupazzoso, ma capisco perché lo hanno fatto. Ah, ok. Siamo ad aver terminato la medicina, ok. È andata per ungere un cassetto di mescheria che cigolava. Ma vaffanculo. Allora, sono, li vedi, sono cazzini verdi attaccati all'albero. Tanto li vedi, sono luminosi. Perché ora mi avete fatto venire la curiosità di Dottor Strange? Ad esempio, a me gli ultimi cinecomics, vuol dire che c'è nell'arte. No, no, non ho visto il simbolino. Mi avete fatto venire la curiosità. Poi, come sapete, per me gli ultimi veri cinecomics in cui mi sono divertito sono quelli che praticamente non sono cinecomics. Guarda The Joker, guarda... Logan, mi pare. Logan. E sono tutti tranne che dei cinecomics. O meglio, sono su personaggi di fumetti, ma sono molto più maturi e il loro messaggio non è il semplice far vedere dei supereroi, ma è tutta un'altra cosa. Anche volendo, se ci vogliamo mettere dentro, anche il Batman di Nolan. The Batman, sono curioso di vederlo, perché anche di quello da parlare bene... L'unica cosa che effettivamente ho sentito per cui mi dà speranza è che non ha voluto scimmiottare la Nolan, e quello per me è già un bonus. Ha voluto fare il suo Batman, e per me questo è già un bonus. No? Ecco, per me questo posto qui, per me Mirko è diventato un'idea. L'unica cosa di buono che c'è nei costruttori è che sono Speedy Gonzales. In tutto, anche in escalare, hanno l'abilità che montano più velocemente. E qui vorrei dire una cosa sul cinema. Dottor Strange ha degli effetti speciali della Madonna, superiori forse a certi versi a Dune, ma quest'ultimo ha un'ambientazione, un setting, le musiche, gli scorci che sono di un bello assoluto. Quella di Dune è poesia, Dottor Strange è fantastico visivamente, ma ti lascia di meno. Alla fine diciamo la ciccia di partenza è un po' diversa. Sì. È come fare un film di un libro. Fatte cose. No? Una cosa di fantascienza. È quello che è praticamente ha creato gran parte della del fantasy fantascientifico. Sì. Penso che ci sia anche ispirato George Lucas per Star Wars. Molte tutte deserte, tipo se Tatooine, letteralmente di un. Anche, ma va. Lo volevo. Che è per un cazzo di pomata. Ragazzi, a proposito, per farvi capire, oggi stavo facendo il completismo e avevo finito. Se vedete, ogni zona ha più di un mondo, no? Ho fatto oggi il trofeo che ha finito 3 mondi. L'ha fatto solo lo 0,47% il completismo di questo gioco. 0,47%. Vuol dire che la gente ha fatto la storia e l'ha presa e l'ha messo lì. E tu hai speso soldi, ragazzi, ora ripeto, liberissimi di spendere soldi come cazzo volete, diciamo sempre, apriamo sempre, cioè il discorso che si qui apre sempre fa, nel vostro privato e con i vostri soldi fate quello che cazzo vi pare. L'importante è che non cacate il cazzo. No, ma d'altra parte, ma già che l'avete comprato, ma giocarlo? No? Vai, fosse un gioco difficile. Cioè, allora, i giochi Lego è già tanto, se non c'è un tasto, gioco io al posto tuo, tu guarda.
Ma se avete preso un gioco Lego, lo sapevate che è enorme? Cioè dai, che non penso che ti sia comprato il gioco Lego per la storia. Cioè ragazzi, se l'avete comprato lo sapevate, e neanche mettervi a completarlo? Tra l'altro c'è pure il cameo del protagonista della casa. Ah, e a un certo punto gli impazzisce la mano a causa di una roba che gli fa Strange. La post-credit scena finale è lui ancora che litiga con la mano sinistra. Ed ero lì, tagliala ti prego, tagliala. E invece lui dice: che ci fate qui? Il film è finito. Cos'è, ci stanno dicendo che Raimi farà un film sulla casa? No, che nel Marvel Cinematic Universe vogliono tirarci la casa. Certo. Ah, molto sweet. È morto Carlo Benzoni. Il spaventone! Me l'avrà presa anche l'uomo una ringa. Già, anche Stallone da culo lo amava quell'uomo. Qui tra Oxy... Oxy e... Non mi potevi fare andare direttamente, no? Al culo. Certo, sarò curioso di vedere la tua faccia quando abbiamo la mia mamma di A. Quella fuori dal... Sì. Tutto per il... Più che lo amavano... Posso dirlo, ma era diventato un meme di vente, che non so se è una cosa positiva da dire a un uomo. Sai? Beh, ma se lo... Se era creato, se era creato apposta, sì. Personaggio. Beh... È come, non lo so, è come se Dario Moccia si rompesse i coglioni per i meme su di lui. Ti lo sei creato il personaggio che è memabile, lo sai, cioè nel senso non ti ci puoi incazzare. Seb, che si rompe i coglioni perché la gente gli fa sempre il palleggio. Che è diventato un santone, tipo. Non niente perché sennò poi mi viene da rispondere o dire qualcosa, non voglio dire niente. Che meno. Senti come nuovo. Quel numero era dedicato a te, tesoro. Ubla e tutto il mondo dello spettacolo ti saranno sempre debitori. Il palcoscenico mi chiama, tesoro. Ma sei abbassato giovane? Non lo so. Ma... Sì. Siamo a posto. Cazzo. Aspetta, te lo stavo ridando. Vai. Grazie. Ho guardato a caso quelle dell'ultima trilogia. Io l'avrei dati gratis. Però vabbè. Ti devi spaventare. Sono venuta in questa squallida cittadina alla ricerca di quella buona nulla con la proboscide che mi ha sottratto mio figlio Zero. Ma quella size noodles riesce sempre a essere un passo avanti. Voglio vedere se Mirko appena la vede se la ricorda. Se non l'hai ancora capito, è qui che entri in gioco tu. Se mi offri l'hai capito? Per trovare quell'inutile l'hai capito? Non so perché, ma mi ricorda tipo un gelato lei. In modo di sdentarmi. La famiglia The Hutt. Per chi non lo sapesse... È proprio nella lore di Star Wars, è proprio la famiglia The Hutt, sono, diciamo, la mafia intergalattica. Non lo ma? No, l'hai anche vista. E quando la vedrai cosa fa, capirai qual è. Mi pare l'hanno rimessa in teoria nella trilogia originale, ma c'era anche... Ma cazzetto, la capirai, Mirko?
Sai, Snootles? Sì, è passata di qui, cercava un lavoro come cantante. Le ho detto, perché dovrei aver bisogno di un'altra cantante quando ho la leggendaria Ubla Marlboro? Comunque, dopo avermi tirato in faccia un drink, se n'è andata a farfugliando qualcosa a proposito di prendere la prossima nave per Coruscant. Tipa simpatica, drink costoso. Chissà se è riuscita a prendere quella nave. Mentre dove sarà andato? Distretto ricco. Distretto ricco, amici ricco! A me tutte le volte mi fa ridere questa cosa che c'è, il secondo che te... No! Non dimenticatevi! È vero, Richard si era fatto il personaggio, ma alla fine... No! Sì, infatti! No, ma infatti... Lui era il tipico esercitato, era tipo coso, tipo quello che ha cantato Ricomincia. Sì, cioè, tipo Pappalardo, cioè alla fine lui era il Pappalardo del rock. Cioè, anzi ragazzi, diciamo che ha avuto anche una perseveranza enorme, perché lui è rimasto Carlo Benzoni fino alla fine. È stata qui qualche giorno, cantava ai proprietari di club o produttori malcapitati. Probabilmente lo sta facendo anche adesso. Che ci penso? Dai un'occhiata in giro e drizza le orecchie. Non puoi sbagliarti. Endomirini per blaster, strumenti telescopici per blaster, silenziatori per blaster. Ho tutto per i blaster, tranne... È qui. Altre riordi? Allora, per fatela ricapire, immaginatela come una pallina con le braccia ovviamente minzine che fa che canta. Ti viene in mente la scena, vero? Sì. È lei. Che te la ricordi perché c'ha proprio la bocca, perché è lunghissima, per città, che però l'hanno rifatta tutta in CGI, non c'era in quello originale. È durante il coso di ABBA. E tu cosa vuoi? Stai rovinando la mia audizione. A meno che dolcezza. Tu per caso sei un produttore discografico? Eh? Ti ha mandato Mama Hat? Quella vecchia scarpa? Guarda. Guarda, una scimmia a tre teste. Te ricordi? Yeah. Buonasera Simone! E poi non si sa perché sono durissimi. Noi dovremmo fare un botto di danno. Credevo che mamma avrebbe mandato qualcuno in grado di correre un minimo più di lì. E di cazzo. Mezz'ora che ti blasto come la merda. Letteralmente. Poi volendo la ripigli anche a corsa. Allora, sono andato a controllare il canale del capobastone, sperando di non trovare nessun messaggio di condoglianze per confermare i miei sospetti che non fosse più lui, ma ahimè sono, e forse è tempo che mi arrenda, capobastone è diventato la merda che ha sempre odiato ed è regredito di 24 anni. Ma perché ha fatto veramente un video su... Oddio, ma... Mirko. Era, è lui che ha fatto conoscere la web Carlo Benzoni. In effetti sì, che abbia fatto un video per la morte di Richard Benn, non capisco il problema. È che sperava che non fosse più il solito, ma vedete, se si spaccia per il capo Benzoni avrebbe dovuto fare. Vabbè, avrebbe dovuto farlo comunque il video. Bella tazza piena di cocaina. Non video, un post. Beh, se fosse appunto, se fosse stato il capobastone di un tempo, avrebbe fatto un video.
paio di stories. Vabbè, allora, un paio di stories magari può. I miei occhi mi ingannano. L'hai catturata davvero? Ebbene sì. La pagherai per quello che hai fatto al mio piccolo Zero, Size Noodles. Visto che vuole cantare così tanto, potrà cantare per il resto della sua vita, come mia giullare personale. In ogni caso hai portato a termine il lavoro che ti ho affidato. Eh sì. Quindi dovrò pagarti, vero? Certo, funziona così, uno fa un lavoro per essere pagato, no? E ora ci ha sbloccato un'altra cosa, ma quando arriveremo le faremo. Qui guarda un po' come siamo messi. Ah, giusto. Grazie a te. Fare idee alte. Non so come si muovano. Guarda il candidat. Non siete nel gran consiglio. Ma fa fatica a muovere. Deve assumere il cacciatore di taglia pirati per eseguire i suoi ordini. Non è che gli altri atti siano fini, però. Ora. Ci manca un pezzettino. Vediamo se è dentro una delle porte. Forse non siamo entrati dentro delle porte. Non hai detto che una cosa era della missione qui dentro? Guarda un po', metti. Si vede subito. Aspetta. Metti. Arriva il rombo. Allora, vai intanto. Missioni secondarie. Ok, quindi non è una missione secondaria. Rompicapo. Rompicapo, sì. Vai giù. Ok, acquista. Mi spiace perché... clicca e guarda dov'è. Mi spiace perché ha citato la sua serie su Saint Row 3 e lo ha etichettato come il king del trash, quando in realtà capo ha sempre detto che era un grande, sì. Beh, anche il king del trash penso non sia neanche offensivo, volendo, alla fine era quello. Sì, infatti. Detto che mancava una cosa dentro la porta. Poi metti i segnalini e prendili sempre con... Devo sparare. No? Dovevo fare quello. Sì? Stai ancora dimenticando di fare? 7 cavi. Ok, sì. Bambino di 2 anni, segui il cavo. Il cavo arriva. Sì. Puzzantino. E quello sbaglio. Allora, devi trovare i 3 cavi e metterli in un ordine. Premili in un ordine. No, è uguale, cerca 3 cavi. Quando ti vedi che diventa blu è giusto. Se sbagli riparti su 3 cavi, mica hai possibilità pochissime di sbagliare. Uno è qui dietro. Questo non è il primo. Alto. Allora. Quindi, primo. Il terzo. Il pagamento è il momento Jerry. Più bello. Ma te l'ho detto, per questo mi sembra strano. Cioè, potrebbe valorare lo stesso Sweet, la tua tesi, che non sia più il capobastone. Capobastone avrebbe fatto un video. Avrebbe fatto un video completamente dedicato. Ok, quindi. Catonica l'abbiamo fatto. Quindi. Darwin. Da fare intanto. Oh. Ci veniva, ci mirà, ci mirà. E tipo. Pipa, pirita. L'altra cosa che mi è piaciuta delle esplorazioni qui è che quando fai delle quest secondarie sblocchi dei personaggi che poi ti apriranno altre quest secondarie. Che è carino come idea. Sì, è cioè, non fosse enorme, sì. Dai. Esatto, il problema è quello, non ce n'era bisogno. A me non dispiace.
Ma no, perché allora, è pazzo? No, allora, ripeto, l'idea di per sé va bene. Il problema è che... L'unica cosa, è infatti, è quello che... No, 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 giralo, se no poi ti tocca fare il combattimento. Quello che non capisco è perché mettere tutta questa cosa. Ragazzi, il target dei Lego per bambini, e i bambini non hanno mai la pazienza per... Ti spari? Ancora sono abbastanza... No, quando vedi la barra vuol dire che puoi già incominciare a colpire. Ah, se non so, non so, guardate il potere. 20, era finito di là. Però che Bastone era una personalità di spicco nel web italiano, che aveva anche un certo peso. Poi sparito del nulla, nessuno ne parla più. Infatti, se come... me la faccio il video come certo a Capo Bastone. Come Zeb. Ma ripeto, Sweet, come hai detto te, personalmente lui era una persona adulta che aveva il suo lavoro e lui l'ha sempre detto, YouTube era una cosa extra. Infatti lui video le faceva quando cazzo gli pareva lui, come cazzo gli pareva a lui. Infatti hai ragione, sembra che ci sia stato... Già, di là si era guardato se c'erano i collezionabili. E le sfide quelle multiple. Perché il cazzino, ok, che si era trovato. Il walkie si era trovato. È il primo. Io mai li prendo, ma non le prendo. Attraverso le pareti e altre superfici. Wow. No, in realtà è utile quando devi fare le cacce. Anni più superfici, ora c'ho più alto. Com'è che si chiama? Il pianeta Antonica. Allora, cosa si è fatto? Dopo se ce n'era un altro, ma uno Antonica ha solo un distretto. Antonica si è trovato lui. Guarda cosa ce n'è altri, ma di solito ce n'è solo uno per... Ricordiamoci sempre di quelli lì più o meno. E ora gioca. Sì, ma a parte ragazzi, se vedete nella prima... Ehi, aiutami! È da ore che sono bloccato. E ti ci fa, parlaci, con chi? Assordante, non sembrava molto normale. Invece di spaccare qualcosa per sistemarlo. Ma certo, fa tutto parte della caccia. Nemmeno se mi paghi. E meno la morte a sparare da... Siamo due. Beh, cambia, lo metti in eroe. Ah, salve. Sono un eroe. Sono davvero Prego. Spiacente, ma non sono il droide che stai cercando. Anche la versione. È un po' se c'è qualcuno che piace. C'è Luke addirittura. E alcuni proprio non so minimamente. Ho sbagliato. Vediamoci Luke. Sì. Oh my god! Poi di quel periodo lì, in realtà, Sweet, se vai a vedere, ne sono rimasti pochi. A parte Yotobi, pochi altri del quel periodo di YouTube, piano piano molti sono morti o sono diventati meno di spicco, mettiamo così. Ora morti non tutti, ma meno di spicco, ma ci sono tanti della
prima era di YouTube che sono letteralmente scomparse. Finalmente sono ed erano molto molto influenti a quel periodo. Sempre con i piedi ben saldi a terra. Wow, è straordinario. Mia madonna. Vabbè, Simone, il capobastone per forza non lo segui praticamente ormai, penso solo io e Sweet e pochi altri lo conoscono. È il classico. Salta lì sopra e salta di là. Vai. Non riesco a crederci, ne ho uno. Allora sei bravissimo. E qui poi quello che ti ho detto quando si arriverà in cima che ti faccio vedere. Proprio ti dà proprio senso di endgame, di quelli enormi mastodontici, se non sferici, obliquinali. Che se obliquinale? C'è un vero maialo. E te questi sono quelli che adoro di più. Arrivi, pigli. Casomai non ti conviene mentre gironzoli tenere attivi, visto che però non c'è niente di attivato, tenere quelli dei cazzilli, dei robottini, se c'è. Chiavi. Allora. E la madonna per un po' d'acqua. Questi cazzi. Ma facci te tranquillamente a giro con tutto l'armamentario che c'ho. Ovviamente. Questo giorno verrà ricordato. Che strano Mirko, che in un gioco su Star Wars ti fanno utilizzare i Jedi, Proprio strano Mirko. A ci picchia questi giochi di Star Wars che ti fanno usare gli Jedi. E doveva essere. Mancanza di piede. Forse ci manca un pezzo. Però me lo mette. Ti dice che è lì, ma non si può attaccare. Non si può attaccare perché Darth Vader è una pippa. Vale. E la vecchia YouTube è rimasto solo Yotobi. Guillermo Scilla, sì, che Wilbush poi. Sì, Will. E pochi altri che sono ancora rilevanti a livello di individuale. Sì, tipo Marcus Kron. Rilevante, però effettivamente. Vabbè, più vecchio in realtà Luke, ma... Luke che è spostato più su Twitch ora, ad esempio. Sì, ma anche lì, cioè nel senso non è più rilevante. No, anche perché li conosci, ma non così tanto. Cioè, è rilevante nel senso che ti dico il nome e ce n'è tanti che lo associano. Esatto. Ma perché Luke era già ad esempio un altro già... che è sempre un po' Farina Farenz,
Ma anche lì. Semplicemente perché ha scoperto come i vecchi, come me, ha scoperto lo streaming. Che per lui è una manna, tenendo che ha il lavoro, può fare, parlare della roba che gli interessa senza starsi a rompere il cazzo col montaggio. Semplicemente per come è messo lui va più che bene. Quindi utilizzare la roba sono... Un tremore nella forza. Posso sfruttarlo. No. Sì, grazie. Perché della vecchia YouTube la potrei chiamare letteralmente YouTube 1. Sì, ma si è teletrasportato sotto. No, guarda davanti a te. Come hai fatto a farla arrivare lì? Mago. Ti odio? Io mago. Ti bug. Incredibile, magico, yeah. Fermo. Adesso. Tra la... Cosa si... Ma certo, fa tutto parte della caccia. Levi, eh? Di a me? Non me lo ricordo. Ma che si apre? Magica entità. Se non ricordo male, ci dovrebbero essere quelle che li devi sparare. Oh, allora, tanto le cose rattentative sono sempre o se c'è qualcosa da sparare o un pulsante nascosto da qualche parte. Non le memorizzo, Mirko, perché alcune volte questi sono idiozie. Guarda un attimo qui dietro. Qui? No, qui dietro. Guarda in su. Ah, ok. L'ho detto, tanto le alternative a questo punto sono sempre queste. E una cosa che accomuna tutti è che sono sempre nelle immediate vicinanze. Non ti fanno mai andare troppo lontano. Perdone, perdone, perdone. Ti ho liberato? Ah no, quello che ti ho segnato. Infatti, creato. Di. Sono, ma non voglio. Non dirmi. È referente. Non dirmi che abbiamo di nuovo proposto. Cazzo te. Oh, penso. Con le buone si ottiene tutto. Con le buone si ottiene tutto. Ecco, devo ammettere, la versione pallina l'ho trovata molto carina come. E ma Alec. E poi l'astronave di loro è quella che uso io. Ma perché mi è sempre piaciuta quella di Star Wars che si aprono reali e diventa una X. Ora di comprarlo. Vedi, le navi che costano un botto ci sta. Navi.
Questo invece, se hai guardato bene, sono importanti. A uno, se non ricordo male, c'era uno laggiù. Uno. E terzo, no. E quarto. Ah, uno. Due. Tre. Vedi? Quarto non... Ah, il quarto è dietro. 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 Dietro qui? Dietro. 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 Grazie che... cercando i tasti. Questo lo farò gratis. Non ti è bastato il tempo. Devi trovare la posizione giusta per sparare a tutti più velocemente. Infatti caso mai da quello. Ma dove cazzo spari? Lo so, il problema dove è che... cazzo spari? Anche a me da più piccolo mi piaceva. Perché non te lo prende in automatico, perché sei... No! È che banalmente smongola come... Sì, lo so. Come pochi. Lo so. Niente. Allora, va, aspetta. Fermati. Voglio un consiglio. Aspetta, aspetta. Beh, arriva. Sì. Oh, sì. Infatti lo stavo per dire. Pagamento è il momento più bello. Vabbè, continuiamo a fare il giro. La roba. No, mi sono di esterna per la fine. Ah, va, prendi diretta. Tanto, infatti, prenditi quelli, levateli dalle palle. Senza guardare nient'altro. Te le levi sia questo, guardi. No, a parte lo walkie si è già fatto. E guardi se c'è i topini dell'impero. Il topino l'avevo fatto. Ma di solito c'è due, però. Tirati. Ok, guardiamo un po' i topini. Allora, andiamo in qua. Fatti vedere, ce n'è due. Ho trovato uno, ma no. Poi basta, perché tanti sono. Guarda, qui fuori. Ok, 9. Poi sono le 9. Poi semplicemente adesso ti metti a sfruttare. Ah, un consiglio, intanto fatti anche le gradinate laterali. No, tanto di altre missioni non c'è. Ah, pensavo che si compra una e segna. Ah, ce l'ho. Quelli di cazzo. Oh. Più Tomb Raider. Dammi il mio... Ah, Luke Skywalker di colore. Allora. Partiamo dal basso. Cioè. Mi hanno... Nemmeno se mi paghi. Oh, no.
Quella aggressive. Scattare una tana. Sono un po' aggressivo. Anche lei quindi si scriveva Tomb Raider 51. Sembra che e c'era Lara Croft serie a rotelle che scappa da date troppo spallo. Il pagamento è il momento più bello. Allora piano, no, adesso c'è. Quindi piano di sopra, sopra Luke nero. E era, c'era uno dei casi Lego, sembrava Luke di colore. Dai. Bisogna accettare, anche qui c'è il porta oggetto devi facendo il messaggio, assomiglia a quello. Scusa, non credo di al solito piano, c'è gente che è profonda. È in questo pianeta o devo andare a vani tentativi? Ma sarà vero che vuole Luke nero? Non far vero nero che canta le canzoni in Venezia, però se era brigante. Fuori. L'androide ti ha dato se si tratta okay. E ritorniamo qua. La prego, smetta di dare da mangiare ai Vulamander. Continuano a seguire la scia di bucce di frutta fino alla base, a saccheggiare le dispense, a saltare sui letti e in... Beh, non ne avevo idea. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene, io posso solamente dire va bene. Allora. Sembra la cosa più giusta. Conoscerai il potere del lato oscuro. Sei il novellino? Da, vieni qui, così possiamo iniziare. Allora. Duri. Thank you.
Muori! Dai! Ottimo lavoro. Se dovesse mai succedere, ti chiameremo. Quindi, se potessi non abbandonare mai la base e rimanere a proteggerci per sempre, sarebbe fantastico. Un po' aggressi. Ma un po' aggressi. Ma una cosa su. Volevo entrare. Allora, c'è. Ah. Mi piace riscattare una taglia. Fatto anche quello della mira. Ah, per il poi. Perché non sono i droidi che state cercando. In realtà sì. Pistola d'oro, esatto. Esatto. Pistola d'oro. La morte. So che tutti festeggiano perché abbiamo distrutto la morte. Esatto, la GoldenEye. Non è finita. L'impero ha intenzione di costruirne un'altra. No. Che avranno in mano quei progetti continueranno a sfornare una morte nera dopo l'altra. Per fortuna, le nostre fonti hanno scoperto dove sono nascosti. Ci serve solo un eroe coraggioso che vada a rubarli. Bene. I progetti si trovano nell'ufficio del Grand Moff Tarkin, nel distretto federale di Coruscant. Grand Moff. L'attività imperiale nella zona del Palazzo del Senato dovrebbe portarti lì. Sta facendo? Sì, amico, ma almeno parla con me quando... Sarà intrippato con la... Ok, bella pulsella. Lo metto in dubbio, ma... Allora... Il Gran Moffi. Sputata la tipa, gli ha dato fastidio, infatti non mi caccava più. Simone, ho visto che sta per uscire il terzo libro. Almeno ho visto foto, era il terzo, no? O è uscito? Allora. Ah, in un altro distretto però. Ah, è già uscito, ok. Come sta andando le vendite? L'hai trovato? Arriverai men che non si... Male? Non lo so, Simone. Io non posso... Come faccio a risponderti io? Ah, ok. Potuto succedere. Il Gran Moff Tarkin andrà su tutte le furie. Qualcuno ha rubato informazioni preziose dal Gran Mofficio. Ma è digitale. Questo si chiama Gran Mofficio. Insomma, non stare lì a fissarmi. Vai a recuperare i progetti rubati. Il ladro è fuggito a bordo di una TST, quindi datti una mossa. Rilassati, prendo a schiaffi dietro le orecchie. Devi raggiungere un posto? Ti ci portiamo noi. Ah, ma vedi, ti hanno lasciato già buona come recensione. Ottimo, dai. Cioè, è vero, la versione digitale c'è. Effettivamente la c'è anche Switch, la versione digitale esiste? Ok.
Ah, vedi? È una buona cosa. Dai tempo. Non so se potete mettere il link, ma se vuoi farti un po' di pubblicità qui. Noi sai, fa più che piacere se possiamo darvi una mano. Ehi, sai come arrivare alla piattaforma di atterraggio più vicina? Devo portare questi dati ottenuti in modo lento. Vai, vai tranquillo. Fuori dal mondo. E subito. Te l'ho detto io. Perché mi guardi così? Sono un uomo d'affari. Non so se lo puoi mettere, però, il link. Ho sentito parlare di grandi. Ma se scrivi dove potete trovare, dove possono trovarlo, se non puoi mettere il link. Pirati dello spazio. Perché mi guardi in quel modo? Pensi che sia un bugiardo? Ci rimango male. Mi hai ferito con le tue accuse, ma io ti ferirò di più se non la smetti. No, Simone, che davvero non mi ricordo se si può mettere link. Me ne vado. Sì. Possono mettere? Sì. Ok, allora metti il link. No, ho detto, siccome è uscito da un po' il tuo terzo libro, ho detto, se voglia mettilo. Se leggi, ah, no. Fai digitale. Beh, sì. Prendi questo. Cazzo sei? Ora scatto. Mi ha mandato qui. Non era questo. Non so chi è meglio. Fra te e quello. Stavo prendendo i progetti della morte nera. Tutti dei piani. Oh. Ma basta mettiamo. Parti. Aspetta, ragazzi, nel nostro piccolo, se possiamo dare una mano. Se possiamo dare una mano, siamo sempre tutti felici. Perché ha detto comunque, uno ha messo una recensione su Amazon. È anche buono. Ripeto, quando metto le recensioni su Amazon, Skin è felice, Simone, perché non ce le mettono in tanti. Tendenzialmente è molto molto difficile. Ok, andiamo a portarlo. Vado con uno, ma The Games. The Games. I progetti, fantastico. L'impero non produrrà altre morti nere senza di questi. Beh, a meno che non ne progettino una nuova, ma credo sia improbabile. Ora che abbiamo noi i progetti, puoi usarli tranquillamente. Non so cosa ci faresti con una stazione di battaglia distruggi pianeti, ma fai quello che ritieni più opportuno. E adesso abbiamo anche la morte nera. Ok, perfetto. E ovviamente, visto che abbiamo questa, fare Dost, andiamoci a fare Dost. Comunque la recensione è solamente sul primo e il secondo. No, ora è il terzo, dai. Allora, le navi si sono fatte tutte e tre, vero? Sì. Vabbè, due. No. Quattro. Ah, dico. Si è fatto due più veloci più quello commerciante.
Le punte sono fatte tutte e due? E sono fatte tutte queste. Però le Va ora è sotto nuova gestione. Pertanto le vecchie cassette dei reclami e dei suggerimenti sono state lanciate nello spazio. Grazie per averli condiviso. Ah, fa strano. E la morte ne... Chi è che non vuole avere la morte? Sì, però è... Sono abbastanza sicuro che anche Smith li garberebbe vecchia come posto. Ma cosa mi sei venuto oggi a lavorare con la morte? Poi, anche un po', è rimasto così. Vabbè... Che piace, cioè, nel senso, che piace a te la Pertì. Poi, oddio, Pertine brutte ne ho viste, cioè non è che... Simone, ci sono alcuni copertine dei libri che fanno veramente sì, cagare esatto. La merda. Come si suol dire, il libro non si giudica dalla copertina. E grazie al cielo, perché ci sono alcune copertine che non hanno neanche niente a che fare col libro, sono semplicemente esploit artistici buttati lì. Barre stellari. Nemmeno se mi paghi. La mia è una scena del libro. Giusto. Ha senso. Il pagamento è... Sì, ma se vedete, ripeto, molti libri alcune volte sono tipo buttati lì a mo' di quadri, dipinti, che fai, ok, bene, benissimo, ma... Fine della copertina, ragazzi, deve fare solo una cosa. Tirare l'attenzione. La cosa bella è che se non trovi questi non faresti mai lui. Ma perché ha un senso? Lui è letteralmente quello che trovi ovunque. Ora non volevo fare assolutamente. Volevo fare solo. Sì, vabbè, si potrebbe fare qui, ma intanto voglio vedere lì. Lago dei polpi, però. O pulpo. Bello con la locandina. Chi è che vuole un pulpo? E tu? Se vuoi un pulpo, hashtag pulpo. Location time. Tu glielo chiede nemmeno, Sweet. Vabbè, lei è con Rape for President. Cioè, se lei potesse vivere, vivrebbe sempre tanto con Rape. Non sarebbe uscito da tentacoli. Sì, infatti, cioè, tentacoli everywhere. E adesso andiamo a vedere come vengono addestrate le truppe imperiali. No. Ti hanno mai detto della tragica fine della morte nera? È una storia. No! Shante era una bellissima nave da battaglia con la meravigliosa ambizione di distruggere pianeti senza alcuna regola. Disgraziatamente, a causa di quei maledetti ribelli, non ci riuscì mai. Ma grazie alla magia del teatro, tu e io possiamo riscrivere la storia. Immagina come sarebbe andata se l'impero avesse vinto. Il doppiatore di coso?
Studio Metal Gear Mother. Visto che il tuo potenziale non è devastante, reciterai la parte. Sì, ma quella ha parlato proprio la voce di per dare inizio allo spettacolo. Barney. Fare prove. Fai quello che ti dico io. Ok, guardiamo questo nuovo. Sì, Simone, malissimo. Vai. In una bella galassia lontana, lontana, c'era una nave da battaglia grossa come una stella nana. Si chiamava Morte Nera e la cosa che più amava fare era trovare interi pianeti da disintegrare. Quanto fa Overlord dopo questo? Un po'. Ha iniziato con Alderaan. Nulla da vedere. Lo fece a pezzi con enorme piacere. Alderaan cadde e la Morte Nera fu lieta. Addestramento per le truppe imperiali. Parate a quel bersaglio. Signore, tutti hanno mancato l'obiettivo. Perfetto, siete tutti assunti. Sì. Esatto. Sì. Fai attenzione al casco. Circondata da pulviscolo astrale, la Morte Nera si sentiva davvero letale. Ma qualcuno tesseva oscuri inganni. Mi sa che lui ha fatto parte, se no, Overlord. Il timbro. O dai. Ma penso che se vai sul wiki di moneta non basta, è una lista che finisce uno all'altro. Loro attaccarono, ma la Morte Nera resistette e sconfisse subito quelle. Potrebbe essere Gnarlo lui, eh? O quell'altro, il giullare, sai? Dai. Vittoria della Morte Nera, alla sua mercé fu la galassia intera. Yeah. Grazie, grazie. Però era carina come storia, dai, filava. Ma anche il lieto fine. Piace. Impossibile. Piace. Ottimo lavoro. Per un principiante, per un momento ho creduto davvero che l'impero fosse uscito vittorioso invece di... E invece sì, perché tanto poi è bastato un film per aver cancellato tutto questo. Ricordati la tua pressione. È anni che nell'industria moneta videogiochi e anime, sì. Ma lo sai che secondo me... è ovunque moneta. Sai che può essere, secondo me, un ottimo erede di moneta sarebbe Merluzzo. Infatti secondo me dovrebbe... Dobbiamo spingerlo parecchio. No, ma più che altro stavo per dire... Secondo me dovrebbero lavorare ancora di più insieme. E mi piacerebbe proprio che mettessero su una cosa... Perché hanno il solito modo di vederla, secondo me, nel doppiaggio. Sono molto affini, secondo me. Uno. E il pagamento è il momento più bello. Cosa volevi vedere? Overlord 1. Allora. Parla.
parla. Uccidere, uccidere. Sì, c'è Claudio Moneta. Non so che personaggio fa, però. Avevo dubbi. Ha un personaggio minore. La giornata degli animali da compagnia al lavoro prevista per domani è stata annullata a seguito del tragico incidente con il Borg dello scorso anno. Pare comunque. Anche il 9-2. Iaco non è tu. E Loretta di Pisa. Ah, ha fatto solo il primo. Solamente il primo. Bravo. Moneta? No, Iacono è un altro doppiatore famoso che non ha fatto un botto di roba. Cioè, la volevo mi viene, però è un nome noto. Abbastanza importante. Quello di Vegeta? No. Davvero mi chiede a meno. Posso di certo essere di aiuto qui. Il pagamento è il momento più bello. Vabbè, come hanno fatto gli enigmi, in realtà non c'è neanche bisogno di averci un personaggio attivo. No, ma ne mettono due per quando giochi. Per fare il doppio. Sì, no, ma ripeto, secondo me non c'è neanche più. Ok, bisogno. È a posto, quindi. Prendiamo. No? Sì, ma infatti basta averne uno solo. Te ne mettono due perché ci sono alcuni puzzle che te ne serve più di uno. Ah, sì, però. No, su quello mi trovi d'accordo, ma ripeto, l'hanno messo due per, sia per il doppio e sia per alcuni puzzle perché ti servono fisicamente di mettercene due. Ma anche lì potevano arrabattarla facendo, utilizzando cose del Jedi, però. Metti vicino lì, come al solito, qua da caso, uno che può essere influenzato e magia delle magie, hai un personaggio in più. Perché, ragazzi, poi di che... Ah, oh, ti... È piantato. Dicevano che era ottimizzato bene questo gioco. Niente. Molto bene. Dai, non mi si era ancora buggato oggi, né crashato invece. No, ti giuro, oggi pomeriggio è andato miracolo. Davvero, perché l'ha fatto TT Games, no, TT Games, Warner Bros, la distributrice. TT Games. La faccia. Ho bisogno che qualcuno mi aiuti a capire il che tutto questo. Ho già avuto. Mi stai dicendo come se fosse la prima volta che ci gioco? Pazzito. È pazzito. Allora, leggo. Sì, lo sappiamo. Grazie, ma
E che poi, ragazzi, il contenuto che vi dando con la collector, mi avete dato la una reskin di personaggi che già sbloccano il gioco. Poi bene. Lavoro del cielo, in alcuni casi puoi lamerare sin dall'inizio, ma come avete visto, fare la modalità libera finché non finisci il gioco è completamente inutile. Davvero, se fanno una patch, faranno una patch tipo di 20 giga, perché devono correggere un botto di roba. Stando a delle cosa c'è al suo... Pollo nutriente, mio fratello un deficiente. Oh, ora? È vero. No, io ti meno. Sono davvero spiacente. Sembra che suo... Adesso. Ora? Mamma dice che stupido è. Hai bisogno stupido di un cacciatore fa. Di taglie. Sono il tuo uomo. Nemmeno se mi pare. Dai, mancano altri 9 pianeti, appunto. Mi hanno incaricato di... Questo cubo, Nabi! Se un droide ha... Non è un droide che stai cercando. Sembra che... E purtroppo Diablo 2 non piace a Cry. Che non ha un... perché di fare il gioco e non l'endgame è meno libero di... No, perché è troppo legnoso, è troppo vecchio, sì. Dico, sì. Gameplay molto più lento rispetto a parer mio. Dopo tanto tempo c'è stato il primo, che ne dici, pivello? Vuoi aiutarmi? C'è stato il primo giocatore che è arrivato al 99esimo livello a Diablo 2. Allora siamo a cavallo. Mi dirigo subito alla mia nave e mi metto in posizione. Non appena sei... Ora? È successo? Successo l'altro mese. Ma perché ti ricordo che Diablo 2 ci vuole molto tempo per livellare. Non ci siamo mai nemmeno arrivati, nemmeno mai noi al 99esimo livello. Fatti capire. E hanno fatto un conto, praticamente lui giocava dalle 12 alle 16 ore al giorno per essere arrivato a notte. Attendo il tuo segnale, ricorda, ogni secondo sprecato porta l'impero sempre più vicino. Oh, mi piace la costanza. E ho appena finito di arredare la mia camera come piace a me. Bello che noi stiamo dando una mano alla resistenza con uno, con una nave imperiale. L'elemento sorpresa. Coprimi le spalle e preparati a qualsiasi cosa. Tutto chiaro? Sì, sì. Allora andiamo. Da ridere tantissimo. E non ho fatto caso. A tutte le navi, formazione d'attacco. Non ho fatto caso se c'è la nave di Anakin, cioè, o meglio, Darth Vader. Quello che in realtà c'era la ripresa che stavo lì con la pazzi cazzi sua. Altri in arrivo! Chi l'avrebbe mai detto? Hai visto mai detto che sarebbero arrivate altre navi? Ce ne sono ancora? Adesso se la sono proprio cercata. Sei un coglione. Posso venirmi addosso? Sì, infatti, io cerco di salvarti, ma se ti pianti addosso a me è un po' un problema. Io cerco di salvarti, ma sembra che tra i due quello che cerca di non menarti sono io. E poi sarà anche la stessa persona che ti menerà, quindi... loro hanno basi spaziali. La...
Non è che sono diventati l'impero intergalattico. Perché gli è garbato il nome. Già, che poi più avanti ci sarà tutta la missione sul... It's a trap! Ah, qui si mette male. Capo rosso qui, capo giallo. E quando la vedrai ti si strizzeranno il... Giallo, che ci fai qui? Ho scavato nel... Sì, però se vanno così veloci mi è un po'... Ficato. Mon Mothma ti ha sgridato di nuovo, non è così? Ah, è terribile quando è arrabbiata. Ottimo lavoro, gente! Questo dovrebbe tenere lontani gli imperiali ancora per un... È appena... Mi ha appena... Potrai mai perdonarmi? Sa! Certo, caporusso. Vedi, il colore delle squadre non conta niente. Quello che conta è che siamo tutti... Esatto, quello che ti dicevo io, Sweet. È bello, cioè nel senso... È fatto bene. Anzi, è quel tipico film supereroistico che a me piace. È che sulla... Sapete che ti piace? Perché sulla strega quella di cosa? Di Unbreakable. Sì, sono, esatto, supereroi, ma non sono supereroi. Perché abbiamo... Allora, questo è il posto nostro, vero? Gli hanno 4? Yeah. Ah, ma mi sa che sempre questa missione si è buggata di qua. Anche perché noi la cosa era fatto tutto spazio. Te l'ho detto, quando lo vidi... ma perché era uno di quei film che volevo vedere insieme anche a... Gigrobo, però lo chiamavano Gigrobo, solo che non c'è ancora su Prime. E quindi quando l'ho visto sono rimasto piacevolmente sorpreso. Perché a me piacerebbe che Amazon investisse su lui. Sarebbe il problema è che ora c'hanno da farlo per forza, proprio per legge. Quindi... Vale. Le piattaforme streaming, perché comunque sono obbligate ad averci anche un certo numero di della nazione in cui sono. Vabbè, l'altro non sono supereroi invincibili, fighissimi, fortissimi, anzi sono tutti abbastanza sfigati. Esatto. E poi per assurdo, sfigati o hanno un potere fortissimo tra virgolette, ma in mano a uno che non gliene può fregare di meno. Per esempio, c'è uno dei personaggi che ha letteralmente il potere di Magneto. Solo che lui è letteralmente un idiota. Cioè, nel senso, è... Oh, cacchio. Ma certo. Dice, è down. Quindi, lui banalmente cosa ci fa? Semplicemente si attacca tipo i cucchiai sulla fronte. Ah, ok. Allora. Scusami, questo è... Sì. Ed è fichissimo, come per esempio invece 1, 2, vabbè, 3 e 4, ok. Mentre per esempio c'è uno che controlla gli insetti, vabbè, sega, perché per esempio con coso di api praticamente ha tenuto scacco un intero vagone di piano di nazisti. E quello è quello che ti piace a te, perché è Clan Aburame. Sì, esatto. E poi c'è l'uomo bestia, che lui c'ha, cioè lui è proprio come bestia dell'X-Men. Ah. Solo che, e tra l'altro lui è intelligente, cioè proprio come il personaggio di bestia dell'X-Men. Però il piccolo problema è che è peloso. Cioè nel senso non può andare al giro senza che la gente lo veda, star considerando anche il periodo storico. Ah, ok. La guerra mondiale, sai. Parano un attimino a vista. Un attimino. Ma il nano in realtà c'è anche il secondo potere di averci una nerchia grossissima. E il sì, il regista ci tiene particolarmente a fatelo sapere spesso e volentieri. Questa è una citazione a De André. Dai. Ma quelli di nano sono grossi, non che c'hanno il cazzo lungo. No, ma no, no, è sempre un detto. Questa... E poi vabbè, c'è la protagonista che ha il potere sul campi elettromagnetici, elettricità. Beh, solo sì, che è collegata alla sua sfera emotiva, quindi diciamo che... Infatti quando poi sbrocca di testa fa dei disastri incalcolabili, però all'inizio, come lei ovviamente è instabile, lo è anche il suo potere, infatti lei non può toccare nessuno se fa del male.
Ah, oh, buono. Oh, ottimo, Grey, ottimo direi. Infatti è bello per quello, perché non sono personaggi super sgravi o roba del genere, cioè sono tutti realistici, ovvero sì, ho dei poteri, è per quello che ti piacevano tipo Joker, queste cose qui, quando puntano a metterli come realisti, che a noi piacciono i supereroi. Cioè, magari metti anche un potere, ok, un super potere che non è realistico, ma portala a una dimensione realistica. Fa, beh, più che altro, infatti, a noi ci piace quello, e quando prendono, ok, i superpoteri esistono, ma cosa succederebbe veramente nella realtà? Sì, soprattutto lì li hanno messo pure sulla persona sbagliata, cioè, quindi c'è anche l'aggravante del, ok, sì, c'hai un superpotere, però se sei un coglione, sei un coglione, cioè non è che cambia la situazione perché c'è un superpotere, cioè... Ah, ok. Poi vabbè, c'è il cattivo che ha il potere delle premonizioni. È un po' sgravato. È l'unico problema, che ovviamente non ti crede nessuno. Oh. È bello che lui ha tipo gli schizzi di tipo di un pad della PlayStation, di un TV, una televisione a LED, dell'iPhone. C'è solo il piccolo problema che ovviamente nessuno ti piglia sul serio. Beh. Strano i nazisti. No, ma anche i nazisti fa, ok, però molto interessante. Sì, come me lo provi? E no, più che altro, a cosa mi serve? Perché soprattutto fa, ok, però se non mi è utile direttamente, non mi dà una prova tangibile che sia utile per me, Sono infatti... palesemente di te che ti strafai di etere, perché per avere visione lui si, cioè, letteralmente sniffa l'etere. Esatto. Ok, bla bla bla. Il discorso è quello lì. Che lui, infatti, in una delle scene, nella visione che vedeva lui, lui vedeva la fine del Führer. Cioè, lui ha visto che la guerra sarebbe. Avrebbero perso e il Führer sarebbe ucciso. Infatti lui cerca di trovare la squadra dei supereroi per salvare il Führer. Che ha senso per, effettivamente, se ci pensi, per loro. Il problema è che anche lui è un cretino. Cioè, nel senso, non è un cretino perché è poco istruito. No, è una persona povera. Un po' di... Quello che proprio ti viene da dire è un poraccio. È un villico. Perché banalmente lui fa tutto quello, tutto questo, perché lui voleva essere un soldato del... come si dice? Un soldato delle SS. Solo che è nato con una malformazione, ovvero ha sei dita nelle mani. E ti ricordo il periodo, sì. Per quello... carriera militare zero, già ha avuto culo perché è diventato tipo un pianista strafamoso, e quindi ok, hanno fatto di quello, non vai, cioè, no, anche infatti... perché alla fine, allora, il nazismo, per quanto era pur sempre un nazionalismo, se comunque anche se lui è torpe, però porta lustro alla nazione, va bene. Infatti l'hanno fatto diventare il capo di un circo, cioè, non per niente. Però anche lì risiamo punta a capo. Infatti lui c'è, che cosa fa? Avere rivalsa contro il fratello, che è uno dei capoccia dell'SS. E quindi lui è in ambito militare. E lo vorrebbe fare anche lui. Però devi dimostrare effettivamente che quello che dice è vero. E ni, cioè, nel senso... Perché se non è qualcosa nell'immediato è un po' un problema. Sì, esatto. Anche perché ti hai avuto preveggenze, sì, di quando? Ma soprattutto vai da una... Cioè, da una, dai, più le dire, guarda, morirai. Sì, io ho avuto la premonizione della tua morte. E come posso... Al massimo il fiore ti potevo dire, sì. E come la posso sventare? Non lo so. Sei inutile. Cioè... Soprattutto la gente non ti crede a priori, che fa, no, lui è immortale. Ma c'è scritto... No, che se volete sapere com'è, prendete il mio manuale, che è ancora in work in progress. Ah, ok, sì. E bla bla.
Poi a Palpatine bisogna ammettere che gli piace il nero e il rosso. Che altro è il rosso? Perché per tutta la roba che si avvicina a Palpatine è sempre rossa. Mentre le altre gerarchie dell'impero che sembrano più collegate più a coso, a Darth Vader, infatti sono nere, sì. Quelle che stanno più sotto sono grigi. Sì. E poi ci sono quelle ancora più sotto che sono bianchi. Ecco, ecco perché adorava Darth Maul, aveva tutto insieme lui, rosso, sì, e nero. Siamo arrivati a 1 miliardo di crediti. Che città? E questa cosa mi dà fastidissimo perché ti fa entrare e poi più delle volte ti tocca. Ah, ok. Strano. Ah. Forse era noioso il briefing. L'unica cosa che mi viene in mente. No? Mi piace riscattare una... della logica per costruire un mondo di supereroi. Proprio mi sono messa in stile Batman. Eh sì, ma infatti perché le opzioni sono due. O fai una cosa cacciarona o fai un qualcosa alla The Boys. La base è sotto attacco da parte di alcuni ranip selvatici nativi della zona. Scusa, capisco che è un modo abbastanza brusco per iniziare una conversazione. Rimane, sì, esatto, è un bel problema. Non so cosa abbiamo fatto. E anche quelli, magari molti lo userebbero comunque per coprire loro. Posso contare su di te. Ma lo faranno sicuramente. I ranip stanno causando scompiglio in diverse parti della base. Neutralizzali e cerca di risalire ad attività insolite che potrebbero aver causato questo comportamento. Beh, basta vedere anche nell'ambientazione di My Hero Academia. Ce ne sono praticamente tantissimi. Cioè, ormai è diventato normale che la gente abbia superpoteri. E infatti per questo sono arrivati come si chiama... organizzare la cosa in modo come adesso. Io per esempio, se dovessi fare un'ambientazione supereroistica, invece la vedrei molto di più in quasi una cosa alla Cine Requiem. Cioè, nella serie Seconda Guerra Mondiale, i nazisti ci riescono a creare i super soldati, a creare il super soldato, quindi riescono a sbloccare quel genoma che era rimasto sopito. E quindi creano super soldati. C'è solo un piccolo problema, che ovviamente la cosa va a schifio. Ovvero, innanzitutto, i tedeschi non vincono la guerra per il banale motivo che i super soldati, a un certo punto, si sono detti: ma se io sono più forte, dovrei seguire gli ordini di lui, visto che io sono migliore. Esatto. E a quel punto, le forze che prima erano contro, ovviamente, i nazisti, si coalizzano contro di loro. E banalmente poi dopo come si dice, tengono praticamente, faccio come se nell'X-Men, cioè il passaggio quello del vi dovete registrare, ecco, quello è già passato, siamo già a quello successivo, ovvero banalmente i superumani sono un po' come i maghi tra virgolette di un mondo fantasy, vero? Se ci nasci, ma è biologico, e io lo so quando, e io lo so dalla nascita, che te sei potresti essere anche solo predisposto. Ciò vuol dire che se per questo ti direttamente vieni mandato tipo in un coso d'esercito e vieni letteralmente gestito da una specie di NATO. Ah, ok. Questo comunque è una percentuale bassa, ok? Però se te sei completamente militarizzato, nel senso... non pensare che è la vita che hanno gli altri, e lì c'è tutto il dilemma del ok, è un po' come in Dragon Age,
Ma tipo, i maghi dovrebbero vivere isolati perché banalmente... Okay. Lo stesso discorso è quello. Perché è vero, perché letteralmente i superpoteri come ci sono gli X-Men. Ma, ok, sì. C'è un tipo che letteralmente passa attraverso i muri. Cazzo, quindi puoi andare ovunque e uccidere chiunque. Sì, esatto. Quindi, se non ti posso controllare... Ti addestro, per quanto... Cioè, allora, o meglio, non è che non ti posso controllare, ti faccio la voce del cervello. Ehi, per combattere i mutanti ci servono altri mutanti. Mutanti rendiamoli dei cacciatori, ma se noi li abbiamo... creare dei sintetici, via con mutanti sintetici, poi come li cacciamo? Non lo facciamo, uccidiamoli e basta. No, per come lo... Allora, per come l'avevo pensata io, come... Cioè, questa la sto dicendo in due secondi. Come l'avevo pensata io, semplicemente è... alla nascita ti viene letteralmente come impiantata una sorta di bomba addosso, per cui se non sei utile ti fanno saltare in aria, quindi banalmente te nasci e cresci con sta spada di Damocle addosso, quindi o fai come dicono loro o letteralmente muori. Ovviamente come poi storia, però c'è anche come storia insegna, c'è chi poi le aggira queste cose. C'è, poi, se magari sei il figlio del riccone che può pagare per fa umma, magari appunto riesce a sviare la cosa, o molto più banalmente, sì, ok, te metti che siamo nel periodo da adesso, ok, con una tecnologia un pelo più diversa, per, appunto per il discorso che ci sono i superumani, quindi magari hanno dato dei boost in determinati settori che adesso non abbiamo. Però c'è un altro discorso. Comunque tu la vedi, è tutto primo mondo. Se nasce un superumano nel centro dell'Africa, te la bella è sgamato. Nei posti malfamati. Ok, puoi mettere un censimento, ma non puoi comunque essere... veramente così selettivo. Quindi anzi, qualcuno... in Cina ci vedrei proprio che le nascite, ogni nascita viene fatto un test. No, quello è generale, cioè nel senso, in tutto il mondo c'è il protocollo, un po' tipo il protocollo di Kyoto per le... cioè il protocollo delle nascite, vero? Alla nascita c'è un test che viene dato gratuitamente a tutti i paesi, poi gratuito ed è obbligatorio. Vengono sovvenzionati gli stati perché in modo che lo usino, sì. In modo tale. Però devi essere obbligatorio, cioè nel senso ogni volta devi fare il test e se il test è positivo, quel bambino deve essere mandato appunto in questo corpo che è tipo, fai conto la zona. Che è internazionale. C'è solo il piccolo problema, ripeto, l'uomo è sempre uomo. Fatta la legge, trovato l'inganno, quindi in modo per aggirarlo attraverso i soldi, in modo per... a girarlo perché magari banalmente fai il parto diciamo in modo casereccio senza fare il test e speri che cioè il tuo figlio non abbia veramente poteri, cazzate varie, quindi il discorso è quello. Però e quindi qualcuno comunque esce dal coso e diventano solitamente dei villain o banalmente semplicemente creano disastri perché ovviamente loro non sono addestrati, quindi magari ti è sfuggita la cosa perché magari era figlio di un riccone, ma come superpotere ha, non so, se starnutisco tiro un raggio laser ad alta potenza di fronte a me, è la prima volta che ho starnutito, ho ucciso 300 persone perché magari era un festino, che ne sai. E lì quindi succedono disastri e lì appunto si usano i supermutanti addestrati per quello. Il giardinaggio è un'arte. Salterebbero fuori le peggio rivolte e le peggio guerre, meglio che rearsi piani ad hoc. Ma appunto era un discorso di diversi tipi. Spore altamente tossiche per cacciarli dal nostro territorio. Beh, ora sì. Ops. Ah, vabbè. Quindi sei tu che hai distrutto tutte le nostre... Scemo e più scemo. Vediamo se voglio te, Mirko. Lo stesso trattamento. Te ne pentirai amaramente. Ah, vabbè, ripeto, Sweet, questo l'ho detto, Se io avessi dovuto fare un'ambientazione con i superumani, io l'avrei gestita in questo modo. Ah, lo so, poi, Mirko, ti ricordi queste qui che abbiamo trovato che non ti spaccano? Una missione. Ah. Ottimo lavoro, stai bene? Carina, invece, come... Senti.
responsabili erano dei pirati. Non devono aver apprezzato la presenza di ribelli così vicino a una delle loro aree operative. Ma usare piante tossiche per cacciarci via, davvero spregevole. Maledetti. Un'idea ingegnosa, ma spregevole. Fortunatamente pare che i Ranip si stiano già riprendendo, quindi tutto è bene ciò che finisce bene. Complimenti, davvero un ottimo lavoro. Grazie, grazie, grazie. Anche lei. Già membro del Senato Galattico e ora un leader dell'Alleanza di Vs. Una che si è... Organa, è quella che poi prende lei là. Mi sa di sì. Ma quando? Allora vedere tutte le texture ad alta risoluzione te fai sono un po' con la Lego. Poi dice creato i vari stati. Poi ovviamente i vari stati non so di cosa. Che impianti ci... Sì, sì, no, ripeto, Smith. Giusto, cioè nel senso, alla fine... Quale tuo, idea tua, cioè... Ok, nel momento della forza. Semplicemente io l'avrei portato più su un livello alla Cinerec. Ma ragazzi, mi ma ognuno ha il suo mondo. Come cosa? Dato l'ho visto azzurro, ho visto male viola. Dai, eh. Che c'è lì già? Ah, ok. Ok. Aspetta. Dino. Forza uscite. Scusa. Giuro, scusa. Perché ci sono tanti a seguire. Vabbè, metti. Sì, esatto, perché come li contieni? Detto questo, ragazzi, come al solito vi ricordiamo le nostre tre live domani mattina, mio fratello, dalle 9 in poi. Diablo 3, dove facciamo cose zozze e zozzerelle. Domani pomeriggio dalle 13 alle 16, spero, con Rewatch the Master, con... Ah, giusto, perché puntata, non te mai se... Con la puntata di Madness of Levator di Intel. Tutto. Ma soprattutto domani sera, qui dalle 20 alle 22, la live più bella di tutta Twitch Italia, con mattoncini stellari. E dove trovare? Se non vieni, sei te quello più brutto. E se non vieni, odio questa mancanza di fede. Esatto. Grazie a tutti, ragazzi. Buonanotte e alla prossima.